Ciao a tutti, siamo alla Camera dei Deputati. Vi do qualche informazione sulle Quirinarie, sull'elezione del Presidente della Repubblica. Diciamo che stamattina, non so se avete letto, i grandi potentati americani, industriali, finanziari hanno iniziato a fare comunicati stampa. Prima il Financial Times, poi è arrivato Bloomberg, poi addirittura delle indiscrezioni da Washington preoccupate per l'Italia, perché Draghi sembra a rischio che non possa diventare Presidente della Repubblica. Dico solo questo, vi dovrebbe far capire da chi arriva la voglia di avere come Presidente della Repubblica Mario Draghi. Sempre le grandi banche d'affari, sempre gli stranieri che vogliono decidere il nostro Presidente della Repubblica. I numeri non ce li ha, sicuramente per le prime tre votazioni, perché servono più di 670 voti, perché servono tanti voti, e quindi non riuscirà sicuramente alle prime tre, ma alla quarta votazione, quando serviranno 505 voti, potrebbe farcela, perché il Movimento 5 Stelle dice di non voler votare Draghi, però poco fa leggevo dei comunicati stampa in cui si parlava di nessun veto a Draghi da parte del Movimento e soprattutto patto di legislatura. Se si fa un patto di legislatura, è chiaro, se c'è Draghi già come Premier non c'è bisogno di un patto di legislatura. Se invece serve un patto di legislatura, probabilmente perché Draghi andrà da qualche altra parte. Dove può andare? Alla Presidenza della Repubblica. Movimento 5 Stelle e PD insieme avrebbero 388 voti, con i 210 della Lega, Fratelli d'Italia. Tra l'altro la Meloni non ha messo veti su Draghi, anzi ha comunicato che effettivamente potrebbe essere uno di quei nomi che potrebbe votare anche Fratelli d'Italia, e ci sono più di 60 voti anche loro. Capite bene che l'elezione di Draghi è sempre più vicina. Altri nomi non ne stanno uscendo. A destra, a quanto pare, la shortlist loro sarebbero Norbi, Pera e Tremonti. A sinistra ancora non si sa il nome, hanno tirato fuori questo nome Riccardi, ma così non è stato poi spinto parecchio, non è stato spinto da in queste ore, non se ne parla più. Quindi sicuramente si andrà una scheda bianca oggi, una scheda bianca domani, una scheda bianca dopodomani, per andare con la quarta votazione su Draghi. E se ci pensate, se il centrodestra vota Draghi, che lo vuole il centrosinistra, una parte del Movimento, sicuramente vorrà avere qualcos'altro. La Presidenza del Consiglio, come vi dicevo, tra Gianni Letta o anche questi altri tre nomi che sono usciti, Pera, Tremonti o Norbi, potrebbero essere i futuri Presidenti del Consiglio. Brutti, brutti, brutti momenti. Quindi vi tengo aggiornati, vediamo che succede dopo le 7:30. Io voterò alle 7:30, alle 8:30 avremo i primi risultati. A dopo. Di Mattarella non se ne parla più, sicuramente uscirà qualche voto alla prima votazione, però Mattarella, anzi, sotto questo punto di vista è assolutamente da apprezzare, perché ha chiaramente detto quello che dice la Costituzione, che non hanno rispettato con Napolitano facendogli fare il bis, perché anche lui è contrario a una seconda elezione del Presidente della Repubblica. Quindi vediamo un po'.